Ah, vedo collegata la ministra. Grazie di essere con noi. Spero che ci senta. Intanto, mentre... Ci sente? Sì, ma noi non sentiamo lei. Vediamo se riusciamo a risolvere i problemi. Buonasera, ci sente? Io sento bene, ma non vedo. Sì, perché abbiamo, come dire, dei problemi di telecamera. Adesso lei mi vede. Basta che mi sente, la cosa importante è che mi sente. Buonasera a tutti. Ecco, darei la parola al sindaco di Vicenza per un saluto e poi Cesare Giuzzi chiamerà sul palco i nostri due ospiti che con lei appunto discuteranno di questo importante tema. Grazie per essere con noi innanzitutto. Grazie a lei. Buonasera a tutti, benvenuti al Teatro Comunale. Grazie dottor Zovico per il festival, anche quest'anno un grande successo, grande personalità invitate, ho partecipato anche ad altri momenti, quindi un grande successo che sicuramente rinnoveremo per il prossimo anno. Quello che il tema di oggi è un tema assolutamente delicato, lo dico da amministratore, qui con noi c'è anche il già sindaco Achille Variati, quindi sa di cosa stiamo parlando, le infiltrazioni, la criminalità all'interno delle amministrazioni, soprattutto legate evidentemente al tema degli appalti, ad esempio, è un tema che ci preoccupa tanto e non ci fa spesso dormire la notte, perché ovviamente noi cerchiamo di monitorare il più possibile, ma poi c'è il tema del controllo, della verifica, che è sempre molto delicato. E quindi, approfittando anche della presenza del Ministro, che ringrazio e saluto tutte le autorità presenti, civili, militari, il Presidente Carraro, Confindustria, che è rappresentata anche qui dal Dottor Visentin, il Presidente del Consiglio regionale, che saluto l'amico Roberto Ciambetti, ne approfitto al Ministro per dire dateci una mano anche a noi amministratori ad avere più uomini sul territorio che controllino questo tipo di situazioni. Abbiamo bisogno di personale, abbiamo bisogno di più polizia, più carabinieri, anche sulle strade. Non lasciateci da soli, parlo da sindaco, ma parlo anche da presidente della provincia a nome dei colleghi che stamattina ho visto in occasione di un momento un ricordo di quanto accaduto nei giorni scorsi a Vicenza, che ha coinvolto purtroppo due donne, due femminicidi gravissimi, e che si sono anche ripetute in altre zone d'Italia. Quindi ringrazio il Ministro per quello che dirà, un appello quindi, aiutate i sindaci a lavorare e a curare. Grazie. Grazie mille, signor Sindaco. Chiamo subito Cesare Giuzzi, giornalista del Corriere della Sera, che poi chiamerà sul palco i nostri due prestigiosi ospiti. Allora Cesare, ti preghiamo di accomodarti. No, beh, c'è il microfono lì. Okay. Ecco, e la ministra vedrà solo te, purtroppo per problemi di collegamento, ma sei tu che fai le domande, quindi. Ok, buonasera a tutti, buonasera alla ministra Lamorgese. Io intanto chiamo subito gli ospiti, Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, e Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, visto che saranno poi loro a parlare più di me di questo tema. Io intanto ringrazio anche voi, ringrazio per l'invito. Allora, io inizierei parlando di questo tema, le mafie al nord. Potremmo stare qua probabilmente anche ad ascoltare il ministro per le prossime 5 o 6 ore. Stiamo parlando di un fenomeno che ormai, devo dire, interessa tutta la nazione, un fenomeno che per tanti anni abbiamo pensato relegato alle regioni del sud, abbiamo immaginato, o meglio, relegato alle regioni del sud, forse ci abbiamo anche sperato in qualche modo che fosse un fenomeno semplicemente legato a un territorio, a particolari territori, a particolari dinamiche. Invece le mafie erano già qua. Io arrivo da Milano, quindi dalla Lombardia, che è stato il primo territorio fortemente infiltrato anche da un punto di vista economico dalle organizzazioni criminali, prima da Cosa Nostra e poi dall''Ndrangheta, ma queste organizzazioni ormai sono arrivate a conquistare
tutto il nord Italia e non solo, possiamo parlare proprio di una conquista su tutta la penisola, che è avvenuta secondo delle modalità particolari che all'inizio non abbiamo probabilmente compreso adeguatamente, quindi ci abbiamo messo 40-50 anni per accorgersi che questo territorio, quindi la parte più produttiva del paese, la parte in qualche modo più ricca, la parte dove c'erano le industrie, era in realtà diventato un territorio molto appetibile per le mafie. Ci sono state tante teorie che hanno accompagnato quella che è stata un po' chiamata con un termine pomposo l'invasione delle mafie al nord, che sostanzialmente facevano risalire questo arrivo dei predoni dal sud, dalle regioni del sud, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania e anche dalla Puglia, come se fossero un virus che arrivava in un territorio sano e in qualche modo contagiava, finiva per contagiare quel territorio. Su questo, devo dire, si è fondata anche un po' una coscienza civile e anche politica, amministrativa delle istituzioni che poi in realtà ha dato dei frutti molto sbagliati, perché abbiamo sempre guardato alle mafie da una prospettiva errata, pensando che fosse qualcosa che veniva a contagiare noi. Noi invece gente del nord, gente operosa, che non aveva nulla a che fare con quei territori e con quei personaggi, che invece nella nostra testa rispondevano a delle dinamiche molto arcaiche, rurali, contadine, una mafia violenta, una mafia che in qualche modo era molto distante dai valori dei nostri territori. Invece non è stato così, solo in tempi molto recenti si è finalmente compreso, o meglio si è avuto il coraggio di comprendere, che l'arrivo delle organizzazioni mafiose al nord non è dipeso solo da alcuni provvedimenti come il famoso soggiorno obbligato, che quindi spostava i mafiosi da un territorio dove in qualche modo erano avvertiti come delle personalità in grado di comandare le cose al di là e di contrapporsi allo Stato, spostarli invece nei territori del nord in qualche modo per isolarli. Quello che si è capito è che invece è stato un abbraccio. Adesso si usa molto la metafora dell'abbraccio, cioè soprattutto da parte del mondo imprenditoriale e ahimè anche dal mondo istituzionale e amministrativo c'è stato un abbraccio nei confronti dei mafiosi che sono venuti al nord. Non subito, all'inizio si sono presentati con delle modalità molto violente, negli anni 90 i sequestri di persona, sequestri a scopo di estorsione, gli omicidi, le prime estorsioni. A Milano negli anni 90 si superava tranquillamente il centinaio di omicidi all'anno e buona parte di questi erano frutto di dinamiche legate alla criminalità, anche alla criminalità organizzata. Si è combattuta una parte della seconda guerra di mafia, si è combattuta al nord, quindi, e non solo a Reggio Calabria. Poi le mafie hanno capito come dovevano in qualche modo comportarsi su questo territorio, che dovevano abbandonare la loro parte più violenta, in qualche modo nasconderla, ma che c'era uno spazio per potersi trovare su questo territorio, per avere una comunanza di interessi con gli interessi degli imprenditori, degli amministratori locali. Io non sto ad elencare le operazioni che ci sono state negli ultimi 20 anni su tutto il territorio del nord, però praticamente sono stati arrestati e condannati esponenti di tutto il mondo della politica, delle professioni. Noi in Lombardia abbiamo avuto un assessore regionale che è stato arrestato per aver acquistato dei voti dalle famiglie dell''ndrangheta. Quindi una dinamica molto simile a quanto eravamo abituati a vedere magari in altre regioni. E poi soprattutto abbiamo visto tutta quella parte di imprenditori che ci sono messi al servizio delle cosche, pensando probabilmente di guadagnarci e in parte ci hanno anche guadagnato in questo patto, e poi soprattutto il mondo delle professioni. Un mondo particolarmente esposto perché ha permesso alle organizzazioni mafiose sui territori del nord di comportarsi come delle imprese e di poter approfittare dei vantaggi e delle lacune che aveva il mondo imprenditoriale al nord. La mafia al nord viene a fare soldi, sostanzialmente, ma non fa semplicemente dei soldi. La mafia si è radicata, la mafia è presente, la mafia vota e fa votare, a volte non ha interesse ad entrare in politica perché non è una necessità automatica, però in alcuni casi ce l'ha.
magari ha meno interesse al controllo del territorio rispetto ai territori di origine, però sicuramente è una mafia che ha le idee molto chiare. E quindi, anziché diciamo oggi fare una, diciamo, passare in rassegna la storia delle organizzazioni criminali e di come sono arrivate fino qui, io vorrei subito chiedere al ministro Lamorgese perché il nostro paese, dove esiste quella che molti magistrati definiscono la miglior legislazione al mondo contro le organizzazioni mafiose, sicuramente in Europa è una legislazione che non ha eguali, infatti le mafie si sono spostate in molti paesi europei dove invece diventa più difficile contrastare soprattutto la parte economica. Ma perché non siamo riusciti, nonostante tutte le conoscenze che abbiamo acquisito in questi anni sulle organizzazioni, non siamo riusciti a spezzare questo legame, a spezzare l'attrattività che continuano ad avere le organizzazioni anche su un territorio che non è loro? Hanno dovuto cambiare d'abito, si sono dovuti servire di persone che avevano le conoscenze giuste per poter entrare poi all'interno del mondo economico. Noi non dobbiamo mai immaginare, a mio avviso, è un parere di un cronista che è appassionato di queste cose, non dobbiamo mai immaginare i mafiosi come dei personaggi in grado di compiere grandi studi, di avere grande abilità nel muoversi nel mondo economico o nel mondo imprenditoriale. Però ce la fanno perché c'è il famoso capitale sociale, come è stato definito dal sociologo Rocco Sciarrone. Questo capitale sociale è composto da avvocati, da commercialisti, da direttori di banca, da uomini che non hanno niente a che fare con le organizzazioni, ma che si prestano per fare questo. E danno quindi il volano alle mafie per stare su questo territorio, per confondersi. Hanno abbandonato la coppola e la lupara, che è un'immagine cinematografica che ormai, devo dire, dovremmo veramente cancellare dal nostro cervello. Non si vestono in doppio petto vistoso, ma si vestono esattamente come tanti professionisti. Io ho visto decine, forse centinaia di foto di appostamenti dei carabinieri, della polizia, no? Durante le indagini, e i mafiosi per la strada girano con l'abito, girano con la giacca, si muovono, sono esattamente identici a noi. E allora questo volevo chiedere al ministro: perché non siamo riusciti ancora, nonostante tutte le conoscenze che abbiamo, a spezzare questo legame, anzi forse abbiamo reso le mafie ancora più forti? Grazie. Allora, grazie per questa opportunità, perché ritengo che sia molto utile un'occasione di confronto su un tema così importante, tra l'altro davanti a una platea che rappresenta l'eccellenza dell'economia nazionale, perché espressione di quelle imprese più efficienti che sono state pronte a ripartire nel momento in cui i mercati hanno iniziato la ripresa. La dimensione produttiva di un paese ne connota la capacità di sviluppo, che si estende in vari ambiti, nell'ambito sociale, in quanto la crescita economica consente di generare occupazione, produrre reddito, innalzare il livello di istruzione. Vorrei centrare proprio la domanda che mi è stata fatta proprio ora, cioè del perché le mafie non sono lo Stato, non è riuscito a fermarle nel corso degli anni, e anzi abbiamo visto che c'è sicuramente un'infiltrazione maggiore ora nelle aree geografiche del nord. Noi sappiamo che le organizzazioni mafiose nel processo di adattamento, lo diceva anche lei, alla mutevolezza dei contesti, in quello sono rapidissimi e hanno implementato negli ultimi anni enormemente contatti, capacità relazionali, sostituendo l'uso della violenza sempre più residuale con azioni corruttive e intimidatorie, proprio finalizzate a penetrare con sempre maggiore incisività i sistemi affaristici e produttivi.
Quindi se nelle zone di origine, noi l'abbiamo sempre viste in alcune regioni ben definite, in Calabria, in Sicilia, quindi in quelle zone risulta più inviata la riconoscibilità dell'infiltrazione mafiosa, vi è ormai sempre più consapevolezza che non è più possibile pensare per un'esatta valutazione del fenomeno a un'area geografica, quindi dobbiamo vedere tutto il territorio. Emerge con chiarezza che la volontà delle mafie di inserirsi in aree geograficamente performanti, specie dell'Italia settentrionale, io ho fatto prefetto sia a Venezia che a Milano, quindi conosco bene i territori e certamente quei territori erano immuni o sembravano immuni da questo fenomeno, però le analisi degli organi di polizia da tempo confermano che anche nel nord Italia le mafie tendono sempre più a un radicamento nel tessuto economico, politico, mettendo strategie di aggressione rivolte verso aziende sane, attraverso cui poi poter reinvestire e quindi i proventi delle attività illecite. Voi pensate che io quando ero a Milano ho chiuso per mafia, primo caso e unico caso in Italia, una farmacia. Quindi pensiamo come è radicata anche nelle attività. Farmacia retta da farmacisti, figli di, quindi seconda, terza generazione di note famiglie criminali. Quindi accanto quindi a questi settori che sono tradizionalmente esposti e parliamo appunto del comparto turistico, alberghiero, nella grande distribuzione e anche in tempo di Covid dobbiamo fare riferimento a tutta la parte della sanità perché abbiamo avuto infiltrazioni, voi vi ricorderete quando c'è stato il momento dell'inizio di questo della pandemia per la questione delle mascherine, di cosa sta emergendo dalle indagini giudiziarie. Le mafie sono ormai capaci di effettuare interventi complessi nell'ambito dei mercati anche internazionali, come diceva lei, sicuramente in quanto sono alla ricerca di liquidità. Soprattutto consideriamo anche questa difficile congiuntura economica. Evidenze investigative validate poi da decisioni giudiziarie confermano che l'Andrangheta in diverse aree del nord è riuscita a riprodurre su quel territorio la stessa organizzazione che aveva nelle regioni da cui partivano. E quindi hanno riprodotto un'organizzazione cosiddette locali dotate di un alto grado di autonomia dalla cosiddetta casa madre, dalla quale dipendono soltanto per quelle che sono le decisioni strategiche. Quindi emerge soprattutto una realtà mafiosa nel nord-ovest del paese, in particolare in Piemonte, in Lombardia, come dicevamo prima, regioni che poi sono motore del comparto produttivo italiano. Risultano operative anche cellule di 'Ndrangheta in Emilia-Romagna, in Veneto, regioni caratterizzate da un'imprenditoria molto dinamica dove si riscontra la presenza anche di clan camorristici, in particolare quelli di Casalesi e di altre famiglie storiche di Cosa Nostra. Anche il Friuli Venezia Giulia non è indenne perché in virtù proprio degli ingenti investimenti per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali, pensiamo alla terza corsia dell'autostrada A4 oppure la linea di collegamento con Venezia, l'ampliamento del porto di Trieste. Quindi questo ci fa intendere che laddove ci sono risorse c'è il rischio di infiltrazione e di presenza delle mafie.
Io ho già avuto modo in più occasioni di evidenziare che la mafia tende ad avere un basso profilo proprio per portare avanti i propri affari illeciti. Considero quindi con favore la realizzazione di eventi come quello che avete organizzato stasera e in questi giorni, che ripropongo il tema all'attenzione dell'opinione pubblica, perché io ritengo che il contrasto delle mafie non possa essere soltanto un impegno delle istituzioni. La sfida che noi abbiamo è quella del rilancio produttivo e implica necessariamente uno sguardo più approfondito su quei fattori che favoriscono un efficace impiego delle risorse messe in campo sia a livello nazionale sia dall'Unione Europea. Tra queste, certamente tra questi fattori, la libera circolazione è una precondizione imprescindibile per un vero punto di svolta nella riattivazione di dinamiche pulite, sane, imprenditoriali, che facciano emergere le migliori realtà, capaci anche di creare indotto e fare così anche da traino per l'intero sistema produttivo. Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica, dobbiamo essere chiari e dobbiamo essere consapevoli del rischio di infiltrazione mafiosa in relazione proprio alle ingentissime risorse connesse al PNRR, perché abbiamo ingenti investimenti in 6 missioni e noi sappiamo benissimo quali sono, perché ormai parliamo solo di quello, perché ognuno di noi deve mettere in atto strutture per poter portare avanti i propri progetti. Parliamo di settori importantissimi per la nostra economia, parliamo delle infrastrutture, della digitalizzazione, della transizione ecologica, istruzione, ricerca e inclusione sociale. Quindi si tratta sempre di settori chiavi per il nostro paese, perché per un'azienda che produce e vende beni o servizi è strategica avere una rete infrastrutturale che funzioni. E noi abbiamo visto che sono anni che i lavori, purtroppo, se pensiamo alle autostrade del sud, sono anni che vanno avanti e noi non vediamo la conclusione, e ora abbiamo un'opportunità e un obbligo di poter di avanti con tutto, con personale istruito, formato, che possa anche indirizzare la ricerca verso nuove idee imprenditoriali. Quindi è una grande occasione, non possiamo permetterci in alcun modo di sprecarla facendo confluire i fondi su binari improduttivi o meglio nelle mani della criminalità organizzata. Quindi la pandemia, d'altra parte, ha messo davvero in evidenza come mai. Infatti io penso sempre che questo periodo di pandemia, che è stato un periodo terribile per noi, per tutto il paese, non solo per l'Italia, da questo periodo noi dobbiamo trarre degli insegnamenti, e sono certamente ci deve dare uno sguardo di prospettiva, cioè per avviare un vero processo di modernizzazione del paese, che comprenda un'alleanza tra le istituzioni e il mondo delle imprese. E io ho dato infatti indicazione anche ai miei uffici di riattivare i lavori con la Confindustria per il rinnovo di un protocollo proprio di legalità che è scaduto, ma che oggi come oggi ha una valenza ancora maggiore che negli anni passati. E quindi ne ho parlato anche con il presidente Bonomi, in modo da fare un protocollo tipo che poi verrà
replicato in tutti i territori, e da poco abbiamo sottoscritto un accordo con i rappresentanti del settore edilizio, che anche lì è un settore particolarmente difficile da monitorare, da assolutamente proprio in vista delle possibili infiltrazioni. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa che ritengo importante, cioè accanto a quelle che sono le attività repressive messe in campo dalle forze di polizia, e noi devo dire che è un'attività incessante che prosegue senza sosta. Vorrei darvi dei dati: noi per esempio nel 2021 abbiamo arrestato nei primi 7 mesi 1.358 soggetti, a fronte di 1.298 del 2020, e quindi considero essenziale questa azione di prevenzione amministrativa antimafia. Lo sbarramento ai pericoli di inserimento criminale nel circuito dell'economia legale è infatti cresciuto anche in forza con delle intese con i maggiori player del settore, proprio per difendere le risorse destinate a garantire la ripresa degli assalti, dai possibili assalti intermediari e dai colletti bianchi. Faccio riferimento a dei protocolli di legalità che abbiamo fatto fin dall'inizio della pandemia, sia con SACE, con Cassa Depositi e Prestiti, con l'Agenzia delle Entrate, e devo dire che sono assolutamente importanti questi tipi di protocolli che abbiamo fatto, perché a un certo punto c'era l'esigenza di far pervenire con immediatezza le risorse a chi ne aveva bisogno, a chi aveva perso il lavoro, a chi era in difficoltà economica, perché non dimentichiamo che tante aziende hanno chiuso dall'inizio della pandemia, e c'era l'esigenza di provvedere immediatamente e far arrivare le risorse a chi ne aveva bisogno. Ebbene, noi abbiamo provveduto perché era giusto fare nell'immediatezza, ma non ci siamo sottratti ai controlli, anzi intervenendo anche successivamente per verificare se c'erano effettivamente le condizioni per ricevere quegli interventi da parte dello Stato. Quindi d'altra parte vorrei anche ricordare l'azione di prevenzione amministrativa che i prefetti portano avanti su tutto il territorio nazionale. Basta vedere le interdittive antimafia, che hanno proprio una finalità di prevenzione amministrativa, e noi abbiamo nel 2021 abbiamo già adottato 1.381 interdittive antimafia, e quindi provvedimenti ovviamente che hanno avuto delle punte particolarmente elevate in Calabria, in Campania, Sicilia e poi giù di lì anche in Emilia Romagna, anche in Lombardia, Toscana e Veneto. Ne abbiamo avuti per tutte e due le regioni 27, quindi un numero limitato rispetto a quello che è stato fatto nelle altre regioni, ma evidentemente, come dicevamo prima, non sono ancora particolarmente imparate, ma quello non vuol dire, cioè occorre essere sempre attenti, perché è ovvio che a fronte dei 395 interdittive che abbiamo messo per la Calabria o per le 270 in Campania, cioè la differenza c'è. E poi non so se posso ancora continuare, non so se il tempo me lo consente. Sì, magari le faccio un'altra domanda proprio su questo aspetto economico, perché che poi è la parte, il cuore centrale, no, del dibattito di oggi. È curioso che ci siamo ritrovati a parlare di mafie, ma in realtà stiamo parlando di economia, non stiamo parlando di pallottole di sangue, no? Un po' come invece una volta avevamo nell'immaginazione. Però, Ministro, mi consenta, la volevo interrompere un attimo per poi riprendere questo discorso proprio a partire dalla questione delle interdittive, che è un numero, mi sembra, molto elevato.
quello che abbiamo sentito, ed è un numero che dà una dimensione veramente molto forte del problema, visto che in questo caso stiamo parlando di imprese e non di arresti, di imprese estromesse. Ma volevo andare dal presidente Carraro per chiedere una cosa. Insomma, come vedete, oggi non c'è un programma preparato, stiamo andando, diciamo, stiamo cercando un po' di seguire il filo logico del discorso. E allora, mentre il ministro parlava, mi è venuta in mente una questione, un ricordo legato ad alcuni processi che mi è capitato di seguire, dove erano coinvolti insieme ai mafiosi, diciamo insieme alla parte criminale dell''ndrangheta, in quel caso c'erano coinvolti anche degli imprenditori assolutamente nati e cresciuti al nord, che non avevano nessun legame di sangue, come si suol dire, con certi ambienti. E davanti ai magistrati, davanti ai giudici in aula, hanno sempre detto: ma io non sapevo che quelli che mi trovavo davanti fossero mafiosi, si presentavano come brave persone che volevano aiutarmi. Questo l'ha ricordato un ministro, è un periodo economico molto particolare. Siamo nella fase, diciamo, stiamo avviando, speriamo, un forte rimbalzo, così tutti ci aspettiamo, però stiamo avviando un rimbalzo che inizia dal basso, perché molte imprese, soprattutto imprese piccole, hanno avuto delle enormi difficoltà nell'ultimo anno e mezzo. Ed erano già in difficoltà, molti settori erano già in difficoltà anche prima. La difficoltà principale è quella dell'accesso al credito, perché comunque le imprese hanno da sempre questa difficoltà, soprattutto poi nel momento del lockdown. Ci sono stati dei provvedimenti del governo, dei fondi che sono arrivati, ma questo è un discorso che affronteremo dopo, perché mi piacerebbe anche sentire l'opinione su questo dei nostri ospiti. Ma volevo chiederle, presidente Carraro, lei che è anche un imprenditore, insomma, e rappresenta altri imprenditori, quindi immagino che tra voi ne abbiate parlato più volte, analizzando magari qualche caso di persona che conoscete, di impresa che conoscete, dove alcune cose sono capitate. Lei sarebbe in grado di riconoscere domani mattina un mafioso che si presenta nei suoi uffici proponendole, magari, che ne so, un grande investimento o la possibilità di entrare con dei capitali all'interno di un'azienda? Lasciatemi anche salutare, ringraziare l'organizzatore, ringraziare anche la ministra che è qui con noi oggi. Non sapevo, è una risposta che non si può più dare. Io posso sapere se qualcuno viene mafioso? No, non subito, ma mi posso informare. Mi devo informare da dove vengono questi soldi, mi devo informare perché questo mi dà dei soldi che la banca non mi vuole dare. C'è, secondo me, dietro tutto questo un grandissimo problema culturale. Filiberto Zovico dovrebbe organizzare questo tipo di incontri a partire dalle scuole elementari. Non so se noi siamo culturalmente, se la nostra classe dirigente è culturalmente all'avanguardia per trattare di queste problematiche. Lo abbiamo fatto, siamo stati molto bravi quando abbiamo sconfitto quella mafia, e parlo degli anni 92, quella mafia stragista, e lì secondo me eravamo anche attrezzati. Non vorrei che qualcuno in qualche periodo della nostra storia si sia contentato di questo per dire: va bene, adesso non uccidono più, non fanno più male e accontentiamoci di queste cose qui. Perché è quello che ha detto la ministra, che sono delle cose gravissime. Io non cito mai i numeri, però mi sono fatto preparare dalla mia fondazione qualche numero, perché non stiamo parlando di prime infiltrazioni mafiose, stiamo parlando, secondo Eurispes, di 220 miliardi, okay, di giro d'affari delle mafie in Italia. 220 miliardi è il PNRR, delle quali 55 miliardi la sola 'ndrangheta. La Banca d'Italia ha registrato nel 2020 113.000 operazioni sospette. L'Università di Padova in Veneto, nel solo Veneto, ha stimato 2 miliardi di
di giro d'affari proveniente dalle... un altro dato interessante su un lavoro della Guardia di Finanza fatto nel periodo 7 marzo 7 maggio 2020, vi ricordate il periodo del lockdown, dove in Veneto sono state aperte, lì si chiudevano soltanto imprese in quel periodo, 2700 imprese nuove, questa è un'indagine degli ufficiali della Guardia di Finanza, dove 900 in mano a pregiudicati e 200 in mano a pregiudicati che avevano riferimento della mafia. Il totale, e poi chiudo, è che oggi da un'indagine soltanto una persona su cinque sente grave il problema. Ok? Quando l'intera comunità, ovvero 5 più 5, si renderanno conto della gravità, rischiamo di avere dato tutta l'economia in mano alla mafia. Lì ci vuole, secondo me, io ho partecipato, ha citato un protocollo a me caro, la ministra, che sto cercando, ne avevo anche parlato con il prefetto Zappalorto di Venezia, di rivivare quel protocollo, sapendo che poi i protocolli, signora ministra, si fermano ad un certo punto. Io di questi fatti ne parlo spesso con me, ne ho parlato con procuratori generali, con investigatori dell'antimafia, con comandanti della Guardia di Finanza. Non c'è un sistema per combattere queste cose che non sia la nostra coscienza. Stiamo passando dei momenti difficilissimi. Sto facendo un discorso un po' particolare. Non basta che le cose vadano male per invitare i capitali mafiosi nella propria azienda. Perché io conosco imprenditori che hanno portato i libri in tribunale. Altri imprenditori magari non portano i libri in tribunale ma non è una giustificazione. E questo qui anche noi per primi delle nostre associazioni dobbiamo dire che non c'è nessuna giustificazione alcuna per fare affari con queste persone. Grazie. Grazie Presidente. Poi ha introdotto un argomento che mi è molto caro, no? La questione del fallimento, no? Cioè l'evitare a tutti i costi che l'impresa abbia un problema, che l'impresa fallisca, che l'imprenditore e la sua famiglia fallisca, perché qui parliamo, al nord parliamo di imprese che spesso sono famiglie, no? E c'è anche una componente di vergogna, anche questa ho visto seguendo alcuni processi, no? Per cui piuttosto vado a indebitare. Posso interromperla subito? Ma forse, scusi se l'ho presa la parola, la gente si dovrebbe vergognare molto di più ad affare, non è una vergogna portare i libri in tribunale, questo qui ci sta nel gioco delle cose, nel gioco dell'economia, ma forse per noi, per la nostra cultura, è più vergognoso per noi portare libri in tribunale e essere falliti nei confronti dei nostri amici piuttosto che fare affari. Mi scusi, ma no, su queste cose mi scaldo. È questo che le volevo chiedere, infatti, perché sembra quasi che le mafie al nord l'abbiano capita questa cosa, ed è un punto di debolezza dell'imprenditoria, soprattutto dell'imprenditoria familiare, no? Allora lì si riesce ad andare a colpire. Io volevo, visto che stiamo un po' massacrando insomma questo mondo dell'imprenditoria, che in realtà è un mondo per la gran parte sano e molto sano, e che negli anni devo dire ha fatto degli sforzi enormi, si è interrogato come non hanno fatto invece altri mondi. Penso ad alcuni settori delle professioni dove è ancora difficile riuscire ad entrare in alcuni ambiti e riuscire a fare dibattiti. A me è capitato di partecipare a dibattiti dove c'erano commercialisti che però, guarda caso, erano sempre consulenti anche del tribunale, insomma erano commercialisti un po' schierati su quell'argomento, mentre è più difficile riuscire ad entrare lì dentro e riuscire a capire, no? Perché ci si mette a servizio delle organizzazioni. Però giustamente volevamo massacrare anche un po' la politica. No, sto scherzando, abbiamo qua il Presidente del Consiglio regionale, abbiamo parlato di tante questioni e abbiamo capito come soprattutto l'arrivo dei fondi, no? Lo sblocco dei fondi, arriveranno dei soldi, ci saranno da gestire questi soldi in un contesto di forte crisi che speriamo porti a un forte rimbalzo, ma che sicuramente avrà bisogno di una gestione molto lucida
da parte del mondo della politica e anche della politica sul territorio. Quindi a cominciare dalle scelte, l'ha detto prima la ministra, non dovranno essere fatte opere inutili che poi non si portano a termine, non abbiamo più quella, non siamo più in quella fase, non possiamo più permettercelo. Però è anche vero che per riuscire ad arginare le mafie, abbiamo capito che non basta solo la parte della magistratura, delle forze di polizia, serve anche un'attenzione fortissima della politica quando si vanno a scrivere le gare d'appalto, quando si vanno ad assegnare queste gare, quando si va a vigilare su queste imprese. Mentre l'impressione che c'è stata legata ad alcune grandi opere che si sono dimostrate invece infiltrate dalla criminalità organizzata è che in qualche modo la politica si sia chiamata fuori in alcuni momenti dicendo vabbè, per noi l'importante è che l'opera finisca, che venga terminata e che i cittadini abbiano la loro strada, la loro autostrada, la loro terza o quarta corsia dell'autostrada. Ecco, lei non crede che ci sia la necessità di avere una consapevolezza iniziale del pericolo dell'infiltrazione mafiosa quando ancora si inizia a pensare a quella che sarà un'opera? Cito l'esempio di Expo a Milano, che è stato, noi giornalisti eravamo pronti come squali, con fuori i denti, ad aspettare le infiltrazioni mafiose in Expo. E devo dire che tutto sommato il sistema dei controlli, che poi è stato applicato anche in altre opere, devo dire che ha ben funzionato, perché non abbiamo visto quell'infiltrazione che si temeva. È stato fatto, devo dire, un grande lavoro, qualcosina, poi qualche indagine c'è stata, abbiamo visto qualche interesse. Ma proprio negli anni in cui sui giornali, sto parlando del 2008, del 2009, in cui sui giornali lanciavamo gli allarmi per Expo, per l'avvio delle grandi opere, un mafioso, parlando, diciamo intercettato, diceva a un altro mafioso, un altro ndranghetista, tu sogni l'Expo, parlavano di affari, di appalti, di agganci con la politica, dice ma io, a me non interessa l'Expo, io mi accontento di fare i chiusini, cioè i tombini nelle strade di paese. E quindi anche lì l'abilità, nel momento in cui tutti guardavano alla mafia nelle grandi opere, invece l'abilità di prendersi magari l'appalto per lo spazzamento della neve, ecco, un piccolo appalto con un comune dove ovviamente in quel momento i controlli non erano severi e rigidi come l'Expo. Come si muove la politica su questo fronte? Grazie. Intanto grazie per l'invito e vi porto i saluti della Regione Veneto, in particolare Luca Zaia, che mi ha chiesto di farlo in questa occasione. Io le cito una grande opera in questo momento in corso in Veneto, la Pedemontana Veneta, che è di gestione diretta della Regione, con un protocollo antimafia fatto all'inizio dei lavori, con anche un'indagine che c'è stata un anno e mezzo fa, che però ha dimostrato che insomma chi c'era aveva avuto un filtro di controlli, e la politica, in questo caso mi permetto di dire la politica del Veneto, ha messo subito in moto gli anticorpi per evitare che la più grande opera, siamo forse una delle più grandi a livello nazionale in questo momento in corso, potesse avvicinare gli appetiti di qualcuno che appunto non è proprio il massimo da avere sul territorio, proprio perché quando si infiltra crea problemi di concorrenza alle imprese sane che difficilmente poi si riescono a gestire. Noi come regione, tra l'altro una delle prime regioni d'Italia, abbiamo istituito nel 2012 un osservatorio contro la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose. Abbiamo attivato un protocollo con Attiva e Libera per fare promozione di cultura di legalità. Prima Presidente diceva bisogna andare alle elementari, noi stiamo puntando agli istituti superiori, stiamo puntando alle università, abbiamo istituito tra l'altro una borsa di studio, un premio per un dottorato, per una tesi di ricerca a nome del magistrato Pavone, che fu quello che intervenì sulla mafia del Brenta stroncandola in maniera chiara. Quindi noi facciamo, per come possiamo e per le nostre competenze, attività di promozione della legalità. Sicuramente i fondi che arriveranno sono fondi importanti, per fortuna siamo abbastanza abituati a non fare cose inutili da queste parti, e metteremo in moto con controlli nei bandi che andremo a fare, ma poi anche nella gestione di queste risorse, dei controlli puntuali e precisi anche nell'iter dei lavori. Proprio perché cercheremo di mettere in moto, ripeto, tutte le cose che possiamo fare
per evitare di avere questo tipo di infiltrazioni. Però, come diceva Falcone, dobbiamo seguire i soldi per riuscire a sconfiggere le mafie, e di soldi ne arriveranno parecchi. Per fortuna, dal punto di vista economico, in questo momento in Regione Veneto le cose stanno andando anche abbastanza benino. Il timore è che appunto qualcuno che già si è infiltrato, in particolar modo nelle imprese edili, sempre citando l'Università di Padova, circa il 77% delle imprese mafiose hanno puntato in Veneto al settore edile. Quello che è successo nell'area del Garda con l'Andrangheta, che è arrivata prima a costruire qualche villetta turistica e poi a infiltrarsi nelle aziende, nei lavori pubblici di carattere locale, lo abbiamo visto come un timore grande, lo abbiamo anche per le mafie, chiamiamole non autoctone. Stiamo vedendo che da Prato alcune imprese cinesi, forse pressate in quel di Prato, stanno riempendo qualche capannone in maniera più o meno chiamiamola visibile nel Rodigino. Dobbiamo tener conto anche di quel tipo di criminalità, le mafie cinesi, nigeriane, albanesi, che con varie specializzazioni, permettetemi il termine, si stanno insediando, e anzi lo hanno già fatto in alcune nostre realtà. Quindi è una cosa che assieme dobbiamo fare, ripeto, per le nostre competenze, cultura della legalità, specialmente nei confronti delle nuove generazioni, e poi controllo puntuale e preciso di quello che andremo a fare con l'utilizzo di fondi più o meno speciali, più o meno importanti, perché comunque queste cose sicuramente creano appetito. Mi permetta però una cosa, io sinceramente quel numero di 1 su 5 mi fa un po' paura, però vorrei anche sfatare che su questo territorio appunto si neghi la presenza di organizzazioni mafiose. Io faccio parte di un movimento che già negli anni 80 parlava in maniera chiara di quello che stava portando il sistema del confino nella nostra regione, e la commissione bicamerale antimafia, specialmente quella di Pino Arlacchi, lo mise in evidenza. Cito proprio un collaboratore di giustizia, Gaspare Mutulo, che proprio in commissione disse: il soggiorno obbligato è stata una buona cosa per la mafia, in quanto ci ha dato modo di contattare altre persone, di conoscere luoghi diversi, di trovare altre città, altre zone incontaminate dalla delinquenza organizzata. E ricordo che proprio la mala del Brenta partì con un connubio fra Felice Maniero e Salvatore Tutuccio Cotorno e Antonio Duca, che con questo accordo fecero fare un salto di qualità a quella che era un'organizzazione malavitosa di scapestrati all'inizio, che poi è diventata feroce e terribile come l'abbiamo conosciuta qui. Quindi purtroppo il problema del confino lo abbiamo messo in evidenza ben tempo fa, oppure nel 98, quando come gruppo consigliare abbiamo fatto una relazione Cosa Nostra a Casa Nostra, con 300 pagine di dati, nomi, iniziative e situazioni che in Veneto erano presenti. Quindi io sinceramente non mi sento di far parte di chi non vede questa cosa, anzi quando posso, in questo momento sono anche coordinatore della conferenza dei consigli regionali, stiamo lavorando benissimo come consigli con la direzione distrettuale antimafia, abbiamo steso un protocollo d'intesa con Attiva per Libera per promuovere la cultura della legalità come consigli regionali appunto nel mondo della scuola. Grazie Presidente. Ministro, noi stiamo parlando di mafia, di impresa. Lei prima ha citato un po', insomma, ci ha dato un quadro degli affari, di quelle che sono le evidenze che poi noi giornalisti e noi cittadini vedremo magari tra un po', no? Con i tempi della giustizia vedremo poi di cosa stiamo parlando. Da un po' di anni noi giornalisti abbiamo smesso di occuparci di fatti di sangue legati alla mafia, da qualche anno devo dire, e ci occupiamo invece molto di operazioni dove ci sono solo false fatture, dove ci sono società
in mano alle mafie, in mano ai loro prestanomi, che continuano a farsi fatture, cartiere che continuano a scambiare fatture, che è un sistema che già esisteva e che le mafie non utilizzavano e non erano in grado di utilizzare. È un sistema in qualche modo anche un po' nostro, del nostro territorio, perché riguardava molto da vicino le imprese, la parte di evasione fiscale. E abbiamo visto che questa cosa invece è molto forte. Dall'altro lato, e le cito le parole dell'altra sera del procuratore aggiunto Alessandra Dolci, che è il capo della DDA di Milano, diceva: noi stiamo vedendo, riguardo ai fondi che sono stati stanziati per le imprese, per il sostegno alle imprese, abbiamo visto l'acquisizione da parte di clan mafiosi di società praticamente decotte, che però dovevano già esistere prima del Covid per poter richiedere questi aiuti, e quindi venivano acquisite a due lire o spesso gratis solo per accaparrarsi questi finanziamenti. Però diceva una cosa molto importante: per non rientrare nelle famose segnalazioni di operazioni sospette della Banca d'Italia, diciamo le SOS, cioè quei che riguardano, diciamo, sono degli allarmi, per chi non lo sapesse, che riguardano i flussi di denaro anomali in movimento, allora sceglievano di magari di non chiedere, potevano chiedere 150.000 euro, 100.000 euro di sussidio, ma ne chiedevano soltanto 25.000, in maniera tale da non attirare l'attenzione, tanto erano forti e sapevano di poterne chiedere altri 25.000 magari con un'altra azienda, tanto quei soldi poi non venivano rimessi in circolo, nel circolo dell'impresa, ma venivano semplicemente rubati. Allora io le voglio chiedere, Ministro, ma noi come riusciamo a fermare questo movimento di soldi? Con quali strumenti? Lei prima ha ricordato gli arresti, le operazioni, tutta la parte repressiva, che però è andata anche quella, l'attività delle forze dell'ordine è andata molto a modificarsi ed è sempre più un'attività economica. Come riusciamo a interrompere quei flussi e soprattutto come riusciamo a tracciarli? Se mi consente, volevo precisare una questione e mi riferisco a quello che ha detto il Presidente Ciambetti. Io ho dato dei numeri per quanto riguarda le interdittive antimafia. Non ho detto che in Veneto non c'è la mafia, perché so bene che la mala del Brenta è nata lì, e so bene che negli ultimi anni è stata documentata l'operatività proprio in Veneto di soggetti riconducibili alle organizzazioni criminali campane, calabresi, siciliane. Anzi, le maggiori evidenze riguardano proprio l'Ndrangheta, con la presenza su quel territorio di elementi affiliati o legati alle più pericolose ndrine, come quelle dei Tripodi, Grandi Aracri, ovvero anche quelli di in provincia di Grandi Aracri Nicolino, che è quello in provincia di Crotone. E quindi i dati che io ho dato riferivano, per quanto riguarda le interdittive, a fronte di 395 in Calabria, 27 in Veneto. Quindi davo un dato che è un dato reale, ma che non esclude certamente la presenza delle mafie su quei territori. Le attenzioni ci sono e noi stiamo facendo anche con tutte le istituzioni, perché come diceva anche il Presidente Ciambetti, per la Pedemontana ci sono accortezze, monitoraggi di tutti quelli che sono gli interventi anche da parte di privati nel circuito del denaro. Volevo anche riprendere un attimo quello che aveva detto il Presidente Carraro, cioè che i protocolli di legalità poi alla fine non sono tanto utili. Io, guardi, non ho questa idea, perché ritengo che
tutta l'attività antimafia può essere portata avanti soltanto in uno spirito, cioè con la sinergia di tutte le istituzioni. Allora le aveva fatto una domanda specifica il dottor Giuzzi, se viene qualcuno da lei e le vuole dare delle risorse, lei come fa a individuare se è giusto o non è giusto accedere a specifiche richieste? Evidentemente un protocollo di legalità può aiutare, perché dietro il protocollo di legalità ci sta tutta una parte di lavoro e di impegni presi e da parte di Confindustria e da parte delle forze di polizia, dei prefetti, la DIA, quindi è un lavoro che si può fare insieme e se ci sono degli alert emergono immediatamente ed ecco qua l'aiuto che può essere portato da questi protocolli, che davvero io mi auguro invece che vengano fatti. Certo, come dice il dottor Carraro, poi vanno seguiti. Io so che se vengono seguiti con la giusta attenzione non devono rimanere sulla carta, ma questo diciamo è ovvio, un poco fa parte della strategia che poi si ritiene di mettere in campo sul territorio tutti quanti insieme. Vengo alla domanda specifica del dottor Giuzzi. Io credo che la questione delle risorse economiche, quando lei ha detto poi alla fine stiamo parlando di economia, parliamo di criminalità organizzata, ma parliamo di economia. E lei ha perfettamente ragione, perché poi i due aspetti sono davvero tra di loro legati, perché abbiamo detto che la mafia ha cambiato, diciamo, si presenta diversamente, non fa più quelle azioni di violenza eclatanti, ma andiamo soprattutto sull'ambito della corruzione, dell'inserimento, dell'infiltrazione più soft in quelle che sono le attività imprenditoriali. E allora come si deve fare? Si deve fare con un'attività complessa da parte degli organismi operativi, parliamo di DIA, parliamo di Interpol, parliamo di servizio di cooperazione internazionale di polizia, secondo un approccio plurale di condivisione delle informazioni. Ed è questa linea, secondo me, che noi stiamo seguendo. D'altra parte posso darvi anche dei riscontri, perché voi pensate al terremoto su cui ultimi, che anche in Abruzzo, dove noi stiamo con un'unità di missione, là pensate tutti i lavori che devono partire, i palazzi che sono caduti. Ebbene, noi abbiamo fatto dei protocolli, ecco, ritornando sempre ai protocolli, è una struttura di missione di prevenzione e contrasto antimafia, proprio Sisma, proprio ai fini degli affidamenti dei lavori. Veniva richiamato per esempio anche quella che è tutta l'attività fatta per Milano, per l'Expo. Io ricordo che all'epoca partecipai anch'io, perché ero qui al Viminale, e quindi tutta l'attività di prevenzione la scrivemmo, devo dire proprio con sincerità, con l'ANAC, con Cantone, ed io che all'epoca ero qui capo di gabinetto. Quindi noi facemmo tutti dei protocolli con il prefetto di Milano e devo dire che poi alla fine, come è stato riconosciuto anche dal dottor Giuzzi, per delle opere così importanti, e davvero immagino che i giornalisti stessero lì per in attesa di poter scrivere chissà che cosa, invece devo dire che è andato fondamentalmente tutto bene, anzi è un modello quello da replicare. Quindi
quindi io credo che soltanto in un approccio, diciamo, plurale, con una guardia di finanza che sta operando benissimo insieme con le altre forze, ci sta una grande collaborazione, stiamo facendo delle riunioni proprio per cercare di trovare delle soluzioni che siano ancora più operative congiuntamente. Quindi io credo che l'unica strada sia questa, però voglio anche dire che non deve essere soltanto, cioè, le istituzioni da una parte, ma è anche una questione culturale della società, quindi che deve avvicinarsi sempre più e non lasciar cadere anche segnali che possono essere importanti per capire. Cioè, occorre anche che la società civile si cali in questa realtà più di quanto non abbia fatto fino ad ora. La ringrazio, Ministro, soprattutto per quest'ultimo passaggio. Più di quanto non abbia fatto fino ad ora. Perché se noi non siamo ancora riusciti a sconfiggere le mafie, o comunque non siamo neanche riusciti a pareggiare la partita, ma è stato ricordato subito all'inizio nell'intervento del Ministro, le mafie sono già più avanti, hanno una rapidità di pensiero molto superiore alla nostra, che invece richiede una rapidità di azione, poi legislativa in alcuni casi, e giurisprudenziale importante, che ha, ahimè, i tempi della burocrazia a volte, è proprio perché non siamo riusciti mai a colmare quel gap di tempo che pure abbiamo avuto più volte nella storia d'Italia l'occasione per riuscire in qualche modo, diciamo, ad arginare. Quando si parla del rapporto tra gli imprenditori, gli indicatori, no? Saprei, io prima le ho fatto quella provocazione, lei sa riconoscere i mafiosi. Mi è venuta in mente un'altra cosa, sempre sentita in aula durante un procedimento, durante un processo, dove veniva chiesto ad un imprenditore, stiamo parlando dello smaltimento dei rifiuti, che è uno dei settori insieme a quello dell'edilizia più esposti, che è stato più esposto in questi anni, per tutta una serie di ragioni, anche per una ragione congiunturale del settore, con la crisi cinese, insomma abbiamo tutta una serie di ragioni per cui quel settore è stato molto in difficoltà, però le mafie ne hanno approfittato in qualche modo, e soprattutto nel nord Italia. Allora veniva chiesto a questo imprenditore, diceva, ma qual è il prezzo medio a cui le imprese forniscono lo smaltimento di una tonnellata, mettiamo, di rifiuti plastici che devono essere smaltiti? Ma stiamo parlando tra i 140 euro e i 125 euro. Com'è stato possibile allora che lei abbia conferito invece questi materiali ad un'azienda che glielo proponeva a 90 euro, che è un prezzo fuori da qualsiasi dinamica di mercato? L'imprenditore ha risposto al magistrato, guardi, io faccio affari, non era un problema mio. Ma com'è stato, secondo lei, com'era possibile che potesse avere dei prezzi così concorrenziali, unica impresa rispetto a tante altre, insomma poi nel settore ci si conosce tutti, no? E lui ha detto, guardi, non è un problema mio, probabilmente non rispettava le regole di smaltimento, probabilmente questi rifiuti, anziché essere raffinati, venivano sotterrati in qualche buca. Ecco, questi rifiuti che partivano dal sud, venivano al nord per essere stoccati, poi ritornavano al sud e venivano sepolti all'interno di una cava vicino alla Lamezia Terme, venivano semplicemente buttati, come si è visto nelle scene dei film Gomorra, venivano scaricati così e seppelliti in questo modo. Quindi l'imprenditore, secondo lei, quell'imprenditore sapeva, sì, cosa stava succedendo? Cioè chi sta nel settore sa quali possono essere i prezzi, quali possono essere i costi, no? Sì, ma mi scusi, lei mi sta riferendo quello che ho sentito nelle aule di imprenditori che erano o a giudizio o che dovevano testimoniare. Siamo in questo caso testimoni. Oppure che erano testimoni, e sono casi molto rari, le assicuro che soprattutto all'interno delle nostre associazioni sono cose estremamente rare. Vorrei dire di più che questo tipo di imprenditori non si avvicinano nemmeno alle nostre associazioni, sono un po' dei cavalli pazzi che rimangono ai margini anche della nostra Confindustria. Io adesso non volevo assolutamente fare polemica con il Ministro, che apprezzo e che stimo molto, non litigate, molto, e soprattutto nel lavoro che sta facendo in questi ultimi mesi. Io non ho detto che il protocollo non serve a nulla, perché io per primi
chiesi un protocollo, poi mi si disse non a livello regionale, ma la vera verità è che poi quando parli al di là del protocollo, parlavo con un alto investigatore che si occupa di mafia, mi diceva: Presidente, la cosa più bella che voi potete fare è diteci chi secondo voi è in affari con la mafia. Ma io però non vorrei vivere in un paese dove bisogna far emergere le cose. Beh, dopo io non l'ho più chiamato perché non ho avuto evidenze di casi così, però secondo me, non ripeto, senza polemica, il lavoro investigativo anche abbiamo scoperto molti anni dopo, e ritorniamo, e questo territorio è stato vittima dell'anonima sequestri, tanti ragazzi, ragazzini, abbiamo scoperto anni dopo che i basisti, che chi dicevano vai a rapire quello perché ha soldi e non patrimonio ma soldi in banca, erano delle persone insospettabili, magari anche così certo, amici di famiglia. Quindi l'attività investigativa soprattutto verso quei settori, immaginate voi quali possono essere, che sono la catena di unione tra l'imprenditore e tutta quanta la parte economica, ecco lì secondo me anche lì parliamo di poche singole mele marce, ma secondo me lì bisogna lavorare in modo perché tutti ne parlano bene. Io sono sicuro che la politica ha fatto bene, che aveva in protocolli eccetera eccetera, ma se siamo qua in tanti, io pensavo di trovare poche persone oggi, no? Perché è un argomento sempre magari un po' secco, un po' difficile, invece mi fa molto piacere, mi fa anche piacere vedere che l'età media così è abbastanza bassa, e quindi è un problema che evidentemente c'è, se no di sabato pomeriggio a quest'ora saremo tutti a fare altre cose probabilmente, e non parlare di crimine mafioso nel nord. Certo, Presidente, siamo, mi pare, in conclusione, perché io ho mi pare che avessimo più o meno questi tempi, e non so se ci sarà c'è spazio per delle domande dalla sala. No, mi dicono che non c'è spazio, quindi stiamo chiudendo, e vorrei chiudere con una battuta del Ministro. Il discorso ovviamente era relativo al fatto della libera concorrenza, no? Perché ovviamente quando... Non ho risposto, sì certo, ma è successo penso anche nell'amministrazione pubblica con le aste a ribasso, no? Penso che adesso non esista più questa cosa, ovvero limitata. In parte. Ecco, sbagliatissimo, toglietela. E ripartiamo alla mia prima risposta: l'imprenditore che si vede fare delle offerte troppo vantaggiose deve sapere che sotto, deve conoscere qual è il prezzo di mercato, deve sapere che sono, se sono troppo vantaggiose e ha qualche idea, un buon imprenditore dovrebbe chiamare l'autorità e riferire quello che ha avuto, che gli sta capitando. Un'offerta. Mi leggo a questa cosa, Ministro, siamo davvero in conclusione, ma vorrei una battuta da lei. Visto che abbiamo detto, insomma, i segnali, gli indicatori, le imprese, la parte sana, ma se un imprenditore si presenta dallo Stato e dice guardate, io ho questo tipo di problema e mi sono rivolto, in alcuni casi ho cercato, magari all'inizio ho ceduto a quel tipo di abbraccio, diciamo, del mafioso perché ero con l'acqua alla gola, le banche non mi davano soldi, lo Stato cosa è in grado di offrire al di là ovviamente di una protezione, di indagini? Perché molte volte viene detto anche questo, no? Io alla fine ho ceduto perché dall'altra parte è vero che ci sono i fondi antiusura, ci sono dei sistemi che però sono ancora molto difficili poi da mettere in pratica, soprattutto con poco tempo. No, noi su questo stiamo lavorando, perché per quanto riguarda usura, estorsioni, abbiamo visto anzi che durante questo periodo di pandemia
siamo riusciti ad operare con il comitato distribuendo, le dico, almeno un 30% in più dello scorso anno, quindi vuol dire che un'esigenza c'era. Volevo anche parlare delle gare. Su questo, quello che non va bene, certamente anche nello Stato, la gara al massimo ribasso non è mai positivo, perché bisogna sempre vedere, il massimo ribasso è una cosa, ma bisogna vedere anche la qualità del prodotto che ti danno, quindi non può essere l'unico elemento, ci vogliono degli standard minimi. E su questo assolutamente c'è anche giurisprudenza, perché negli anni poi è cambiata, perché ricorderete che qualche anno fa si poteva essere qualunque tipo di gara fatta, ma veniva assegnata a chi aveva dato, e poi casomai non valeva niente, e quindi sarebbe stato meglio non fare nessun tipo di contratto. Quindi io credo, e ritorno a quello che ho detto prima, il lavoro investigativo è importantissimo, l'attività delle forze di polizia. Capisco perfettamente che gli imprenditori non possono essere lasciati soli, e non tocca a loro fare un'attività investigativa per comprendere con chi è dall'altra parte, l'altro soggetto con cui stanno trattando. Quindi io credo che davvero nella sinergia tra le istituzioni, ma credo anche, e lo ripeto ancora una volta, che ci sia una maggiore partecipazione anche della società civile, perché non si chiudano gli occhi davanti a situazioni che poi vanno a toccare l'economia legale, e non è giusto per chi invece rispetta tutte le regole. E quindi anche quindi mi fa piacere che, come diceva lei, la platea oggi di sabato pomeriggio ci sono anche persone giovani, io non riesco a vederli, però mi fido di quello che avete detto, e quindi è garantito, e quindi questo è molto positivo. E il fatto di aver fatto oggi organizzato un incontro di questo tipo vuol dire che è un argomento sentito da voi, ma sentito anche a livello centrale, perché io pure ci ho tenuto a partecipare, proprio perché ritengo che sia un tema importante che incide davvero sull'economia del nostro paese. Quindi ritorniamo al concetto iniziale, economia, mafie, e quello non sono da considerare disgiuntamente, perché l'argomento poi quello è, perché là si tende ad inserirsi. E mi consente in chiusura di salutare tutti, il presidente Ciambetti, che io ho conosciuto quando era a Venezia, il presidente Carraro, davvero non ho nessuna assolutamente contrapposizione, anzi lavoriamo insieme, mi fa assolutamente piacere, e una volta che sarò in Veneto mi farà piacere casomai anche quando faremo il protocollo a livello territoriale, casomai essere presente, così. A Venezia è sempre benvenuta, Ministro. A Venezia, la ringrazio tanto, e so che ci sta anche il dottor Variati, e quindi saluto davvero affettuosamente, con cui ci sentiamo sempre, che ho avuto la fortuna di avere qui al Ministero come sottosegretario. Quindi è un saluto a tutti i partecipanti. Grazie a lei, dottor Gizzo.